quello inferiore vediamo una attenzione ai dettagli del contratto. Quindi abbiamo la definizione precisa delle nature morte, per esempio sulla tavola, mentre San Bernardino serve il posto ai poveri, che rimandano un po' anche a quelle del quadro subito precedente, che vediamo delle mensole, dei libri, e quindi un dei dettagli della vita. Il resto della cappella è occupato dall'altare, che invece è il cimitero, che porta la figura di San Francesco alla cappella, ed è anche in questo caso una terra tanto gotica, come capiamo dall'utilizzo di colori. Abbiamo mostrato la struttura architettonica della cappella, vediamo perché fosse stata all'incoronata, assomiglia a un cavo dell'incoronata, la stessa è la strombatura e quindi diciamo una volta a punto è durata la struttura. Vediamo al di sopra due teste di terracotta che spuntano da quei e ancora più su un arcicavo decorato a a destra San Nicola, che riconosciamo per le tre palle, che possono essere sia ricondotte all'episodio della biografia del santo, secondo cui aveva donato tre doti a tre povere fanciulle, sia al fatto della trasfigurazione, all'evento della trasfigurazione che infatti dipinto in una calce in grande scuola. Dipinto raffigurata l'episodio della vita di Sant'Antonio avvenuto nel 1231, quando il santo è a Verona il tiranno e il secondo d'Armano per chiedere la liberazione di tre cavalieri guelfi. Si raffigura in particolare un